Ciao ragazzi, oggi parleremo di Argentina e ci collegheremo con Andy che ha vissuto per 7 anni a Buenos Aires e oggi da circa 4 mesi si è trasferito in Catamarca, una provincia a nord di Buenos Aires, a circa 1000 chilometri da Buenos Aires, e quindi ci potrà dire un po' le differenze che ci sono tra una vita un po' più tranquilla di campagna e una vita un po' più caotica di città. Non perdetevi questo video, a dopo, ciao! Ciao Andy! Mi senti? Come stai? Ciao Riccardo, tutto ok, sto bene. Bene, bene, com'è lì in Argentina? Oggi non fa tanto caldo, però oggi si sta bene, per fortuna. Qua andiamo verso le temperature alte e arriveremo, non so, 40-45 in estate. È come la Sicilia più profonda qua, più o meno. Cavolo. Siamo al nord, ma alla rovescia, l'Italia alla rovescia. Perché te dove stai, di preciso? Io adesso vivo a 1000 chilometri da Buenos Aires, più a nord-ovest, in un po' che si chiama Catamarca, la regione di Catamarca, è piena di montagne, alberi, belle cose. È un posto, diciamo, più di campagna, ecco, fuori dalla città. E sì, diciamo che fuori dalle case, invece di trovarti la pianta di geranio di rosi, trovi il cactus alto 2,5 metri. Questo dico. È calda, sì, a volte è insopportabile, ma almeno è secco, non è umido come da altre parti, per fortuna, perché è più deserto e c'è tanto vento e la casa ti si riempie di terra. È un piacere, allora, averti qua, ospite con noi Italian Globetrotters. Grazie, grazie mille. È un piacere conoscerti. Prima chiaramente di parlarci un po', ecco, più nello specifico dell'Argentina, presentati un po' e parlaci un po' di te, da dove vieni, qual è stato il tuo retroterra e cosa facevi anche in Italia prima di trasferirti, ecco, in Argentina. Io sono in Argentina da quasi 8 anni, 7 anni e mezzo li ho passati a Buenos Aires, ma prima di venire qua io ho fatto in Italia lavori di tutti i tipi: l'animatore turistico, il pasticcere, il panettiere per poco tempo, per fortuna, anche perché ho un'allergia ai pollini, farine, quelle cose lì, l'assicuratore, supermercato, ho lavorato in discoteca per qualche serata, diciamo che facevo di tutto, però senza una direzione. Volevo mettermi in proprio, ma all'epoca la partita IVA era abbastanza cara e quindi non c'era una gran prospettiva per il sottoscritto. Poi cosa è successo? Tra una cosa e l'altra ho conosciuto una ragazza in una piattaforma per imparare lingue. Io volevo imparare lo spagnolo, ci siamo contattati per un periodo e poi ci siamo incrociati per qualche mese a Barcellona, ci siamo conosciuti meglio, ho detto vabbè, lei era argentina, andava lì per un corso, io andavo lì intanto per uscire un po' dall'Italia perché ho sempre voluto vivere fuori, o anche per conoscere lei, quindi siamo stati un po' di mesi lì insieme. Poi lei è dovuta tornare indietro e io comunque non volevo finire con la storia, allora ho deciso di tornare indietro anche perché avevo finito i soldi, perché lì chiedevano il catalano, io volevo fare il mio lavoro. All'epoca di Barcellona facevo terapie, quelle tutte olistiche, pazze, tipo Reiki, ipnosi, tutte quelle cose lì, e io volevo lavorare di quello, ma dovevo anche accettare il fatto che ero in un paese straniero e dovevo anche adattarmi un po'. Sono rientrato in Italia, ho cercato lavoro e magicamente ho trovato un lavoro in un'azienda di pannelli solari che mi ha fatto tutta la formazione, mi ha pagato lo stipendio 4-5 mesi e praticamente non ho mai lavorato, perché è stato un fallimento aziendale. Era un part-time, 500-600 euro al mese, così, e non mi hanno mai mandato a lavorare. Il mio obiettivo comunque era andare in Argentina. Ho preso il biglietto, sono venuto qua, avevo anche una carta d'invito da parte della mia ragazza. Ciao ragazzi, non dimenticate di iscrivervi al canale e di mettere un bel like se vi è piaciuto questo video, e poi commentate, fatemi sapere cosa ne pensate e io vi risponderò. Ciao. Bene, bene, senti, lì in Argentina com'è la situazione lavorativa? Io ti parlo chiaramente di uno che si vuole trasferire lì, cioè è facile trovare lavoro, ci vogliono, ecco, dei visti particolari come in certi paesi, dopo chiaramente ci dirai anche gli stipendi in base al costo della vita. Il lavoro praticamente qui per una persona che vuole venire qua non è facile, sono aumentati tanti i disoccupati col discorso pandemia, che quello è un discorso a parte, però comunque c'erano anche prima, non è che con la pandemia l'Argentina è diventata un paese povero. Il 60% circa degli argentini è povero, questo è il livello di povertà che abbiamo ad oggi. Uno per lavorare qui praticamente è meglio se viene con un visto lavorativo, che l'azienda ti fa tutta la documentazione prima e poi viene qua. Io sono arrivato con la promessa che questi mi facevano il documento in qualche maniera, e allora ti girano, ti rigirano, ti rigirano. Loro non vogliono pagare più tasse, perché anche qua credo che se ti fai pagare uno stipendio devono pagare il doppio di tasse, praticamente.
praticamente, e non lo vogliono fare, ovviamente. Te parli però da dipendente, quindi se uno viene lì, che magari un'azienda italiana ti manda in Argentina a lavorare. No, se un'azienda argentina ti prende da qua, o può essere che un'azienda con una filiale qua ti prende praticamente. La situazione migliore è partire dall'Italia con uno stipendio pagato da un'azienda in euro, in dollari, quello che sia, ok, da un altro paese, e che tu lavori qua. Tipo l'Enel ha tanti dipendenti qua, però hanno uno stipendio in euro e con l'appartamento a Puerto Madero, che è il quartiere più lussuoso della città di Buenos Aires, e quindi se la passavano benissimo, tranquilli, o anche da altre parti della città, perché Buenos Aires è stupenda, ci sono dei quartieri che sono veramente belli, e quindi in quel caso non ci sono problemi. Nemmeno se uno viene con una pensione, con una pensione in euro, 1000 euro, vive benissimo, anche se ha il cambio ufficiale. Invece per aprire un'attività, se uno per decidesse di venire lì a aprire un'attività in proprio, è facile o ci sono delle restrizioni come in certi paesi, che se non hai un socio del posto non ti danno un visto lavorativo? Una persona per venire in Argentina e che vuole anche aprire un'attività lo fa con il monotributo, che è l'uguale alla partita IVA in Italia. Questo però implica avere anche un documento DNI. Io ho il documento permanente e grazie a quello ho potuto aprire la mia partita IVA, diciamo. Io lavoro in proprio, non ho problemi, pago un fisso tutti i mesi, e questo include anche una specie di obra sociale, che è un'assistenza sanitaria, che copre dentista, occhiali, kinesiologo, psicologo, interventi di un certo tipo, e può essere tipo da insegnare lingue oppure a vendere giocattoli o telefonini, televisori su Mercato Libre. E Mercato Libre è la piattaforma simile a Amazon, diciamo, però per la zona Mercosur. Mercosur è tutta la zona qua del Sud America, c'è un gruppo di paesi come se fosse l'Europa, però non sono uniti da una moneta unica. Comunque te lo danno facilmente il visto lavorativo? Non tanto, perché non ti vogliono pagare i contributi, a meno che non sia un'azienda grossa, tipo un laboratorio farmaceutico, ti pagano un bello stipendio. Se in quel caso sì, ma un'azienda piccolina no. E te oggi, Andy, che lavoro fai lì a Catamarca? E qual è stato un po' il tuo percorso lavorativo, diciamo, da quando sei arrivato lì a Buenos Aires fino ad oggi? Io adesso faccio l'insegnante di lingua per alcune scuole e anche con gruppi miei, con alunni miei. Ma ho fatto anche altri lavori, ho lavorato in delle gelaterie, 3 gelaterie, una era italiana, e poi ho anche lavorato come terapeuta olistico, facevo reiki, ipnosi, terapie rilassanti, ho fatto un po' di tutto, però finalmente poi ho lasciato tutto quel mondo per poi dedicarmi a quello che veramente mi piace, che è l'insegnamento della lingua italiana, della cultura, che qua va molto il discorso dell'italiano. Per venire in Italia? Anche, però lo fanno anche per piacere, perché gli piace la lingua, la cultura, perché è una lingua musicale, stupenda, lo sai, però anche perché hanno parenti, hanno nonni, papà, mamma, che sono venuti qua da piccoli in Argentina. Tanti lo fanno per la cittadinanza o per venire a vivere in Italia, soprattutto adesso che c'è tanta crisi. Più aumenta la crisi e più vogliono imparare la lingua. Alla fine la maggior parte vuole imparare perché vuole andare via, vuole andare in Italia, non vuole più continuare a vivere qua. Com'è la situazione lavorativa lì? Gli stipendi? Oppure se uno ha un'attività in proprio, cioè nel senso guadagna, tassazione è mazzata come qui in Italia oppure no? Gli stipendi diciamo che variano molto, dipende dal settore lavorativo. Potrebbero essere stipendi tipo da 100-150 dollari, diciamo, che è bassissimo. Al mese? Sì, perché ad esempio un bar di Palermo, è un quartiere di Buenos Aires che si chiama Palermo, che è bellissimo. Il locale più è bello, meno ti paga, perché dicono che lavori con le mance. Ti pagano questi 20.000 pesos, che sono sui 100 dollari, scarsi. Un giorno che non c'è nessuno, non prendi soldi praticamente. Sì, poi vabbè, bisogna fare un rapporto, te che sei stato anche in Italia, no? Con gli stipendi in Italia, ma anche col costo della vita in Argentina, perché magari uno è 200-300 dollari al mese, ma magari il costo della vita è più basso. Sì, qua generalmente gli stipendi, diciamo che il basso è 100 dollari, uno medio è sui 300-350 dollari, senza considerare il fatto che per convertire il peso locale al dollaro devi pagare 65% di tasse, per fare in modo che le persone non comprino cose all'estero. Però il sottoscritto per lavorare deve anche pagare la pubblicità in dollari. Allora io pago la pubblicità in dollari, Instagram,
e Facebook e anche altre piattaforme che utilizzo le pago in dollari, ma io guadagno in peso. Quella è una fregatura. Poi c'è anche il discorso che è difficile acquirire dollari. Tu puoi comprare 200 dollari al mese, non di più. Devo prendere 200 dollari pagandone più di 300 per acquirirli, perché c'è un 65% di tasse. Con questa crisi che c'è economica, praticamente la gente quando ha un po' di risparmi va in banca e compra i dollari. Sì, lo puoi prendere con l'applicazione. Perché ha paura della svalutazione del peso. Sì, ovvio. Compra i dollari, però poi ci paga sopra le tasse. Ci sono delle piattaforme comunque che ti puoi comprare i dollari e a un prezzo migliore, solo che è collegata con la banca centrale che ti dice no, Andy ha già superato il limite, quello che si chiama il cupo. Un cupo che tu puoi praticamente comprare al massimo 200 dollari al mese. E in quel cupo, in questo limite, entrano, non so, ad esempio Netflix, Prime Video, la pubblicità mia di Instagram o altre piattaforme, che pago anche una cosa tipo TubeBuddy per i video di YouTube. E allora devi togliere anche quello. Perché se tu spendi, non so, 50 dollari di pubblicità, che non è tantissimo se pensi all'Italia, non è niente. Qui sono tanti, eh. È come se fosse uno stipendio del cameriere di Palermo. E da quello allora puoi risparmiare qualcosa. È una cosa particolare, perché in altri paesi non è che la gente poi va a comprare la moneta, tipo il dollaro o la moneta straniera. C'è lì, in questo momento, per via della crisi che c'è. Da anni c'è. Mi sembra che sia da sempre. Una crisi che non finisce mai. Ti ora ci hai detto, bene o male, gli stipendi base di lavori, diciamo, da operaio, no? Ma anche uno che è un professionista, lì guadagna comunque molto meno rispetto all'Europa. Dipende molto dal lavoro. Ho visto dei pasticceri che prendevano anche 380.000 pesos, che sono circa 3.800 euro. Al cambio normale. Però se ti fai il cambio con la tassazione, sono 2.100. Cioè, da 3.800 passi a 2.100 se li vuoi convertire al dollaro. Cavolo. In Italia, no? Ci fanno le tasse su tutto, ci fregano te. Ma anche lì, insomma, non è che se te vuoi comprare il dollaro, che ti ci mettano le tasse, anche lì, insomma... Non è finita, puoi comprare 200 dollari, però hai circa il 50% di inflazione l'anno. I pesos che ti sei tenuto in banca, in tasca, e non puoi convertirli in dollari, perdono di valore. Senti, ma il costo della vita com'è lì? Perché gli stipendi abbiamo capito che sono molto bassi, ecco, soprattutto quelli, diciamo, della maggioranza delle persone che fanno lavori normali, lavori base. Allora, costo della vita, se parliamo di un appartamento a Buenos Aires, uno piccolo piccolo, a meno di 20-30 mila peso, che sono quei 200-300 dollari famosi, non lo trovi. In città Buenos Aires? Città, parlo di città, esatto, sì. E i costi per comprare una casa, per esempio, differenze tra Buenos Aires e dove abiti te a Catamarca? Cioè, costano un po' tipo in Italia, bene o male, o molto, molto meno le case? Costano meno, diciamo sui 100.000 dollari, perché qui non puoi neanche fare il calcolo con pesos, perché il prezzo cambia sempre, allora te lo mettono in dollari. La casa in pesos non la trovi, neanche se vuoi. L'auto sì. Essendo in dollari, sia per dire i prezzi delle case o delle auto, il costo poi è rapportato come a un costo in dollari, per dire in America o in Europa? No, è un po' più basso, diciamo che non è la stessa cosa. Qui gente può vivere in un country è una specie di quartiere chiuso con le guardie di sicurezza, case tutte separate con giardino, bellissime residence chiusi, e lì vivono tranquillamente. Costa di più, però non è neanche comparabile con i prezzi dell'Italia. Non arrivi a pagare tipo il 1.000.000 euro per un appartamento come se fosse in centro a Milano. Certo, certo. Non ci arrivi. Ci arrivi con proprietà veramente grandi, grosse, con tanto terreno, con piscina. Io ti chiedevo più di un appartamentino o di una casa comunque, diciamo, di dimensioni medie, sugli 70-80 metri quadri, così se uno venisse a trasferirsi là, bene o male, che costi ci sono lì, sia a Buenos Aires che magari più fuori dalla città come sei te, sia per comprare che per affittare. Ecco, per avere un'idea rispetto all'euro, che differenza c'è? Ecco, anche un'auto, per esempio. Allora, diciamo che un appartamento sui 100-120 mila euro te lo compri, un appartamento normale, senza troppe pretese, e mentre un'auto 15 mila euro. Nuova? Sì, nuova, 15.000 euro in su. 15.000 euro, cioè un'auto base, per dire qua una macchina piccolina, un'utilitaria piccola come può essere una Panda, magari con 7-8-9.000 euro si compra. Lì invece ci va molto di più di qua. Qui non è così, purtroppo, non la trovi. Ma anche le auto usate sono costose e spesso te le trovi tutte scassate. È difficile trovarsi un usato buono. Dalla mia esperienza, dico, non so poi. Le auto, sia nuove che usate, costano molto di più che qua in Europa lì.
Sì, costano di più. Devi pagarti la patente e la targa. Devi pagare un'imposta tutti i mesi, una tassa. E poi devi pagare il parcheggio. Sulla macchina? Ah, La tassa sulla targa. Devi pagare una tassa sulla targa. sulla targa addirittura. Quella e poi dicevi. Il parcheggio, perché lasciare fuori l'auto dipende dove sei dal posto, però meglio che Ok, resti dentro, ok. al chiuso. Quindi ricapitolando, a quanto ho capito io, gli stipendi sono molto più bassi dell'Italia in generale. Il costo della vita per cose, diciamo, tipo, come si diceva, una casa o un'auto, non sono molto più bassi dell'Europa, anzi, sono tipo l'Europa, forse anche qualcosa di più. E anche le tasse, mi sembra di aver capito che anche lì, insomma, ci danno dentro, come qua in Italia, un Sì, patrimonio. sono alte. Diciamo che il monotributo non è molto costoso. Si paga sui 2.600 pesos, 25-26 euro al mese. Non è tanto, è la partita IVA. Non devi pagare Ok. l'imposta sulla pensione. Però c'è la partita dalla A fino alla G o la E, la F, non mi ricordo. Ci sono vari livelli di monotributo, secondo quello che tu fatturi, quello che puoi avere di locale. Dipendenti obbligatori non ne devi avere, quindi puoi essere tu da solo, però fatturi un sacco di soldi. Hai questa partita IVA che è alta, allora devi pagare un'imposta più alta. Però qualsiasi monotributo, che sia quello più piccolo o quello più alto, alla fine della sua vita lavorativa prenderà la stessa pensione, e quello è ingiusto. Davvero? Cioè lì Sì, ognuno sì, chiede la sì, sì. stessa pensione? Io che do lezioni di italiano prenderò la stessa quantità, è la pensione schifosa a parte, è bassa. La pensione sarà 26.000 pesos, 260 dollari al cambio ufficiale. Non è Sì, nulla. è ingiusto, perché come posso prendere io gli stessi soldi che un altro? Magari un Certo. giorno fatturo di più perché mi va meglio il lavoro e voglio più soldi di pensione perché ho lavorato di più, perché mi sono sforzato di più. Però no, deve essere tutto uguale per tutti. Io parlo della partita IVA, chi lavora in proprio. Ah, ok, in proprio non Ciao. versate tutti i mesi un No, contributo. no, 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 Quindi per tutti. nessuno dà No, no, no. niente e lo Stato, quando uno va in pensione, ti dà il minimo a tutti uguale. Esatto, sì. Quindi o te la fai da te o se no la pensione è uguale per tutti. Dipendente. Esatto, sì, giusto. Se sei dipendente ti va meglio. Da dipendente ti va meglio, quindi. Esatto, tu paghi il contributo per la pensione al dipendente, il tuo dipendente un giorno prenderà molti più soldi e se la passerà in Ha vacanza. una pensione più alta chi è dipendente che chi è in proprio. Cioè, quelli che hanno tutti la pensione uguale sono quelli che sono in proprio. Esatto, Ma sì. proprio Sì, è diciamo assurdo. strano. E senti, il costo della vita invece per quanto riguarda le cose, diciamo, di tutti i giorni, tipo la spesa, cose da mangiare, bollette, queste cose qui, perché insomma, gli stipendi sono bassissimi, quindi è basso anche quello oppure è alto? Allora, diciamo che per quanto riguarda l'elettricità, io sto pagando sui 25-26 euro, 26 euro al mese. Poco. Sì, è poco. E di acqua 10-13 euro di un mese. Buono. Sì, è poco. Riscaldamento lì non c'è. Sì, però se gas potrebbe essere sui 50-60 euro, ma in un periodo invernale, quando devi accendere il riscaldamento. Certo, però è poco. Poi, per quanto riguarda la spesa, io spendo sui 40 euro circa alla settimana. Così a occhio i prodotti penso costino un pochino meno, anche te che hai fatto la spesa poi in Italia, hai visto un po' com'è in Italia, no? La spesa costa in rapporto a quello che uno guadagna, un po' meno che in Europa, ecco, quello sì. Sì, almeno. Internet pago 100 mega di fibra sui 20 euro al mese, però ho incluso il cellulare anche con dei giga, 3-5 giga circa. Ah, e una cosa importante qua è l'assado, la grigliata, che qua sono famosi per la carne argentina. Quello è come farsi una spesa di una settimana, è la stessa cosa. Tutti si fanno l'assado, la grigliata la domenica. Costa 30 euro di carne, tu dici poco, 30 euro di carne. Ne una grigliata, però qua sono soldi, è una spesa in più. Poi qua lo fanno in modo particolare con un legno di quebracho, con il carbone. Ognuno accende il fuoco alla sua maniera, c'è tutta una cultura. I pezzi di carne si cucinano interi, non a pezzettini. È famosa l'Argentina per queste cose, per il carbone, Sì, per l'asado. sì, sì. Poi qui la mangiano molto cotta, non come voi toscani che mangiate la fiorentina che è un po' a sangue. Qua la vogliono ben cotta. No, però è buona. E senti, lì a Catamarca come si vive? Te che poi sei stata anche a Buenos Aires, che differenze hai notato in generale di clima e di vita di città e vita di campagna? Allora, diciamo che Buenos Aires per me è stata una vita stressante perché ero in centro, nella capitale, in pieno centro, vicino al Parlamento, e quindi c'era sempre casino.
clacson, autobus, molto molto stressante. Poi ci sono zone di Buenos Aires che sono molto più tranquille, più lontano dal centro ti trovi e meglio è. Poi con i costi di Buenos Aires, che sono molto più alti, le cose costano di più, la frutta e la verdura costano di più. Qua con 450 pesos, che sono tipo 4 euro, ti compri un chilo di banane e un chilo di fragole a Catamarca. E a Buenos Aires spendi 6 o 7, tipo un 20% in più, non è poco. E il resto idem, lo stesso. Buenos Aires stessante, qui non è proprio vita di campagna perché anche qua sono in centro, però è molto più tranquillo. L'unico pericolo, diciamo, è per chi attraversa la strada. Non c'è rispetto per il pedone, è assurdo, ti mettono sotto direttamente. Però al di là di quello è tranquillo. Non si può comparare la vita di Buenos Aires con quella di Catamarca, sono due cose diverse. L'unica cosa è che fa molto caldo, c'è molto vento, ti entra a terra in casa perché molte parti della regione praticamente sono secche, sono aride e allora c'è sempre terra che gira, però c'è vento per fortuna e abbassa un po' la temperatura. Non piove tanto, se piove viene assecchiate d'acqua, veramente. Ma com'è il Certo. clima a Buenos Aires, lì dove sei te? Buenos Aires in estate è caldo e umido, tipico clima da città, tutto asfalto e quindi c'è quell'effetto serra della grande città. Temperature si può arrivare verso i 40 gradi. Non ci hai detto da dove vieni? Sono di Treviso, mio papà è nato a Firenze, però ha vissuto fino a quando aveva 9-10 anni a Prato e Ah, poi si è ok. trasferito al nord, sì. E d'inverno che clima c'è lì? D'inverno una passata a Buenos Aires perché non arrivi alle temperature dell'Italia. Forse assomiglia un po' più al sud, non è un freddo freddo. Di solito il promedio è sui 10 gradi Buenos Aires, quando fa freddo freddo. Meno di lì non scende, cioè nuvolo, nuvoloso, pioggia. È umido, più che altro la città è più umida rispetto al resto del paese. Mentre qui in Catamarca a fine inverno c'è stata un'ondata di calore, tipo 36 gradi un giorno, più che altro fa sempre caldo. La notte fa un po' più freddo, 12 gradi sì, ci siamo arrivati, ma non meno. Poi aumenta però durante il giorno. Chi piace il caldo, insomma. Eh sì, esatto, a chi piace il caldo va bene perché è abbastanza desertico, mentre a chi piace la città, il casino, va bene Buenos Aires in centro. Tanti italiani so che amano Buenos Aires, io già non la sopporto più. Per andare a visitarla va benissimo, è fantastica, c'è un sacco di cose da fare. Ma la qualità di vita com'è lì? È migliore, più tranquilla. Io non ho cambiato le cose che faccio, posso girare con il telefono in mano, così. Qui lo posso fare, a Buenos Aires no, non si fa. Se tu ti metti sulla strada più importante di Buenos Aires, che è la più larga del mondo, che si chiama la 9 de Julio, la 9 di luglio, ti metti lì, farti una selfie con la tua ragazza, è facile che ti arriva uno che ti porta via il telefono. È rischioso. Cioè, non è che capita al 100% delle volte, però può capitare. A me hanno rubato il telefono due in moto, che si chiamano moto chorros, che sono ladri, perché chorro qua è come il ladri in moto. Come sono gli argentini, in base chiaramente alla tua esperienza e qualche anche differenza di cultura rispetto all'Italia che hai notato te? Allora, gli argentini hanno la mania di baciare la guancia a qualsiasi essere vivente, praticamente. Ma, perché mi baci? Non ti conosco. E niente, qui uomini e donne, Buenos Aires, perché fuori no, solo se sei amico, amici, parenti. Mentre a Buenos Aires vai da qualche parte, in qualche posto di lavoro, così arriva il collega e comincia a baciare tutti sulla guancia. Io so di alcuni che non sopportano sta roba qua e io ancora non la capisco, non so perché devono darsi l'abbraccio, il bacio. Mi ha sempre fatto strano sta cosa qua. Questo è stato uno shock culturale per me, Ecco. però ormai dopo tanto tempo ci sono abituato. Poi l'argentino non mi sono mai sentito straniero, ti senti a casa, perché quando sentono il tuo tono di voce non posso fingere neanche morto. Ah, ma di dove sei? Di dove sei? Te lo chiedono e quando dici sono italiano sono contenti perché poi vogliono sapere di dove sei. Che cosa ci fai qua? Che l'Italia è bellissima, che qua è tutto un casino. Gli italiani sono visti bene, Sì, quindi sì, non sì. ci sono Ti senti pregiudizi. a casa. Qui ti senti una piccola stella e in Italia sei una formica, sei uno come l'altro. Come passano il tempo gli argentini in base alla loro cultura? Noi ci sa le nostre abitudini, lì sono simili o ci sono cose un po' diverse? Come socializzano? Che tipi di divertimenti e programmi fanno? Allora, Buenos Aires ci sono un sacco di attività. C'è teatro. Il teatro è una cosa pazzesca. Credo che Buenos Aires sia una delle città con più teatri al mondo, perché c'è una strada che si chiama Avenida Corrientes, una strada a Corrientes, è tutta piena zeppa di teatri e ci sono spettacoli di
tutti i tipi. Poi ci sono concerti, vengono artisti internazionali. Ritornando all'attività dell'Argentina, è tipico fare l'after office dopo l'ufficio, tipo alle 5-6 del pomeriggio, escono a bere qualcosa. Poi c'avevano il calcio, di sicuro. Il calcio si blocca, con il calcio si blocca il paese, più che altro se è il mondiale o la Coppa America. Catamarca invece è diversa, perché qui ad esempio le attività potrebbero essere anche i negozi. Qui da luna in poi chiude tutto e riaprono tipo alle 5-6 pomeriggio, perché fa caldo e fai la siesta. Fa troppo caldo, non puoi uscire con 30-40 gradi, e le attività sono più che altro a fine settimana. Vedo che c'è la fiera in piazza, qua c'è sempre una mini fiera di cose artigianali, ci sono festiccioli di questo tipo, si sente sempre musica, reggaeton, cumbia. Ci sono negozi tipo i tabacchini che hanno l'altoparlante, così la cumbia la sentono tutti i vicini. Fuori di una macelleria c'era l'altoparlante con la cumbia, con il reggaeton fuori, ma forte, non è che la mettono bassa, qualsiasi tipo di negozio anche, ti mettono la musica alta, pensano che così entri, io esco se mi metti la musica così. E poi vabbè, le auto che passano con la musica alta, però vabbè, quello è una provincia con turismo religioso, e qua c'è la Virgen del Valle, la Vergine del Valle, c'è tanto turismo religioso. Poi c'è anche un posto che si chiama la Grotta della Vergine del Valle, che è praticamente in mezzo a un cammino perso per i campi, e fa tutto il pellegrinaggio, è bello, c'è chi lo fa, sono tanti chilometri. Ah, in Buenos Aires c'è l'altro turismo religioso, scusa, c'è la Virgen de Luján, praticamente è una vergine che è fuori in provincia di Buenos Aires, e c'è la gente di Buenos Aires che va a fare il pellegrinaggio e va a piedi per andare a visitarla. Sono due cose diverse, però abbastanza simili, anche se una è una città grande. Buenos Aires con 1,5 milioni, 2 di abitanti, considerando solo la capitale, senza i 15-20 milioni della provincia, e qui sono 100-200 mila persone, credo. Invece come paese l'Argentina a livello di sicurezza com'è? È un paese sicuro? Le cose funzionano lì in Argentina? Perché ecco, noi si sente dire che non è molto stabile come situazione politica. Allora, la stabilità non è uguale a Argentina, qui è tutto instabilità. A parte quello, come sicurezza, Buenos Aires ha migliorato il livello di sicurezza, va molto meglio, anche su questa strada grande, la 9 di luglio, ci sono telecamere dappertutto, poliziotti, la capitale è abbastanza sicura, salvo su certi quartieri che sono un po' più a rischio. Ci sono le cosiddette favelas, villas, ce ne sono abbastanza, però ci sono quelle un po' più tranquille e poi ci sono quelle un po' più dure, un po' più pesanti. Però, per dirti, io che sono stato a scuola in Argentina, che ho fatto una scuola secondaria, ho avuto anche compagni che venivano dalla villa, erano persone tranquillissime, non potevano pagarsi l'appartamento e vanno a vivere nella villa. È un po', non è che sia tutto brutto quello che c'è nella villa, c'è gente normale, gente che ha una vita normale, quello, parlo di normalità in quel senso. E poi c'è il piccolo gruppo che fanno prostituzione, droga, armi, queste cose qua. E quindi non è il caso di avvicinarsi a questi posti. Sono quartieri praticamente poveri, mini città povere. Però per dirti, in un quartiere di Palermo, c'è l'università di giurisprudenza, che è bellissima, un edificio bellissimo, un bel palazzo. E poi svolti lo sguardo dall'altra parte, ti vedi la favela e ti trovi questo shock, questo contrasto. Poi in generale come sicurezza è meglio tenersi il telefono in tasca, però davanti c'è gente che se lo mette dietro come se fosse l'Europa, però capita che te lo sfilano e ciao. Mi è capitato nella mia strada di gente che è stata derubata, tipo con scippo, che li portavano via giacca, computer. Può capitare in qualsiasi città grande. Mi è capitato di vedere moto che scendeva uno dei due e rubavano la borsetta e poi scappavano, soprattutto a turisti. Quindi se uno viene di turista deve stare attento, e anche in girare e non essere troppo appariscenti. Non puoi girare con il tacco a spillo in pieno centro. Provincia di Buenos Aires è un altro mondo, è pericolosa, soprattutto su certe zone. Non voglio specificare tante zone perché dipende un po' dal contesto. Ci sono zone che sono veramente pericolose. Più sono povere, più risultano essere pericolose. Il livello di sicurezza è sceso, soprattutto nell'ultimo periodo. Ah, c'è una città che è Rosario, purtroppo lì è il covo della droga del paese. Praticamente lì passa tutta la droga. Rosario è la città di Messi, di Maria, del Kun Agüero.
purtroppo è famosa per quello. Non conviene uscire la sera, tipo anche le ragazze da sole, dopo una certa ora o no? Buenos Aires sì, si può uscire la sera. E le ragazze è meglio che vadano accompagnate, secondo me. Per un periodo ho fatto anche l'università a Buenos Aires, studiavo psicologia per un periodo e sentivo sempre delle ragazze che avevano sempre paura di uscire da lezione tardi la sera e c'era sempre un rischio, c'era sempre qualche disgraziato che si avvicinavano per rubarli o per far qualsiasi altra cosa o tipo Uber che se ne approfittavano. Il rischio c'è sempre, no, non è che ci sia un rischio zero dappertutto, però se eviti certi posti, meglio, quartieri tipo della zona sud della capitale sono da evitare la sera, mentre quelli verso zona un po' a nord sono meno rischiosi. Però anche a Palermo, che è un quartiere bellissimo con tutti i locali etnici, tipo c'è il cibo turco, il cinese, l'italiano, cioè veramente di tutto, l'indiano, il giapponese, però capita che anche lì fanno dei furti o i furti in casa. Ecco, furti in casa possono anche essere violenti, approfittano che uno sta parcheggiando l'auto, sta entrando o uscendo per assaltarti, minacciarti con la pistola per entrarti in casa o per rubarti l'auto direttamente, saltano la recinzione e ti entrano in casa. Qui no, però a Buenos Aires è capitato che ammazzassero o tentassero di uccidere per un telefono. Per dirti, siamo a questi livelli qua. Uno che abita lì non è che si senta tanto al sicuro. Io mi sono sempre guardato a 360 gradi, poi sono il meno argentino di tutti praticamente. Un trucco che usano è chiederti l'ora. Chi ha l'orologio? Qui in Argentina quasi nessuno ha l'orologio. Ti chiedono l'ora perché così tiri fuori il telefono per sfilartelo. Però qua a Catamarca non succedono queste cose qua. Io parlo sempre della mia esperienza che ho vissuto in centro a Buenos Aires. Non è facile perché ci sono tante cose. Costa tutto di più e non è sicuro. Cosa peggiore di Buenos Aires? Che sempre, sempre, tutti i giorni vedevo qualcuno che si infilava dentro i bidoni della spazzatura per cercare cose. È 4 mesi che non vedo sta roba qua e ti giuro che non mi manca, guarda. Io a volte lasciavo le cose fuori, roba che non usavo, non so, qualche vestito, una valigetta, e poi ti spariva subito perché passava qualcuno e te lo prendeva. Senti, situazione sì. Covid lì com'è e com'è stata gestita? È stata, se non sbaglio, la quarantena più larga della storia, perché era una quarantena che non finiva mai. Migliaia di locali chiusi, gente che perdeva il lavoro. Ora com'è la situazione lì? Ora stanno liberando. In provincia di Buenos Aires si può andare in discoteca, si può girare senza mascherina, vogliono tranquillizzare la gente, vogliono far vedere che stanno facendo qualcosa. Lì c'è obbligo di vaccino, oppure come qua in Italia, che non so se sai che c'è il Green Pass. Lì com'è la situazione? No, qui non c'è un Green Pass. Bisogna vaccinarsi, però non ti obbligano, non c'è un obbligo, altrimenti ti sospendo dal lavoro, questo non c'è, no. E la sanità lì in Argentina com'è? Di qualità buona, privata, pubblica? È buona, c'è la pubblica e c'è la privata, però è meglio la privata, perché se devi andare un tipo un ospedale pubblico fai una fila che non finisce più, c'è tanta tanta gente che va. Qui va più quello che è la obra sociale, che praticamente è l'assistenza sanitaria che ti dà il datore di lavoro per il lavoro che fai, e quindi hai il vantaggio di andare a certe cliniche o certi ospedali e praticamente paghi meno i trattamenti, gli occhiali o le lenti a contatto, il trattamento per i denti, farmacia. Poi c'è la prepaga, la prepagata, che praticamente te la paghi tu, come quella che ho preso io, e ho praticamente gli stessi vantaggi dell'altra, quella che mi dà il datore di lavoro, solo che io lavoro per me stesso. Poi c'è la pubblica, che è buona comunque, solo che la differenza è la quantità di gente che va, soprattutto a Buenos Aires. Qui ho visto che non c'è tanta sanità pubblica, più privata, è quasi automatico, lavori in qualsiasi settore e ti prendi un'assistenza sanitaria, è difficile, se no devi andare e pagare direttamente e costa molto di più se non hai una tessera. Quindi diciamo la pubblica c'è, ma è più per chi magari non si può permettere una privata. Esatto, sì, che costa poco. O a Buenos Aires ad esempio c'è l'ospedale della facoltà di medicina e puoi andarti a farti i denti a un costo molto più basso. Solo che devi aspettare, sono praticamente studenti avanzati che praticamente ti sistemano la carie e tutte queste cose qua, però a un costo molto più basso. C'è anche l'ospedale per cani, per gatti, e anche sotto quell'aspetto amano tanto gli animali, quasi tutti hanno un cane o un gatto qua, sono veterinari ovunque, pet shop e veterinari, c'è praticamente sanità per tutti, è abbastanza completo, la consiglierei. Poi senti, dici un po' riassumendo i pro e i contro dell'Argentina. Allora, i pro praticamente sono che è facile crearsi un'attività, per quanto possa essere difficile è molto più facile rispetto all'Italia, perché
i costi sono minori. È più facile con servizi perché i prodotti aumentano sempre e a volte manca la disponibilità o si finisce di produrre. Quindi se io dovessi aprire una nuova attività lo farei sempre con servizi, non con prodotti, che mi serve un computer e internet, basta. Poi come beneficio il fatto che ti senti a casa, tante cose assomigliano all'Italia, i costi sono più bassi, lo stipendio è più basso, però anche i costi sono più bassi. Il problema è l'inflazione, devi abituarti a vivere con l'inflazione e quello non va bene perché i prezzi continuano e continuano e continuano ad aumentare di volta in volta. Bisogna anche accettare il fatto che c'è instabilità economica e quello non è un gran vantaggio. No, questo è un bel contro. Per chi vuole il divertimento, Buenos Aires è il miglior posto perché ci sono tante possibilità, concerti, divertimenti. La gente è bella perché è sempre pronta ad aiutarti, è gente buona. Questi sono un po' i vantaggi e gli svantaggi. Ti volevo chiedere se te lì sei felice, torneresti in Italia e cosa ti manca dell'Italia e cosa non ti manca dell'Italia? Che belle domande. Per certi aspetti sì, per altri no. Non è una felicità completa. Però uno credo che debba stare bene nel posto in cui si trova. Io sono stato bene a Buenos Aires per un periodo e poi vedevo che non avanzavo e non andavo da nessuna parte. È per quello che sono venuto qua. E ricercavo più tranquillità, vedere il cielo finalmente, perché a Buenos Aires non si può vedere il cielo, non si possono vedere le stelle, almeno dove ero io devo fare 300 metri per vedere un pezzo di cielo. Volevo più tranquillità e quindi adesso sono più tranquillo, sono meno stressato. Ho un giardino adesso. Sto coltivando zucche e meloni. A Buenos Aires non lo potevo fare, non mi sopravviveva una pianta. Sono in quell'epoca che voglio un po' coltivare un po' piante, visto quando uno si avvicina ai 40. Mi manca l'Italia, però non ci tornerei. Cioè, io sono sicuro che in Italia starei bene, però non saprei che pesci pigliare sotto l'aspetto lavorativo. Qui mi sento a casa, mi sento un po' speciale e in Italia sarei una persona qualsiasi. Certo. Qui sono un italiano in Argentina, sento di avere qualcosa di speciale. In Italia sono un italiano in Italia. Tornerei però non adesso, magari più avanti sì, ora no, ho troppe cose da fare. Qui diciamo che sono soddisfatto di quello che faccio, sono contento. Però da quando? Da quando mi sono trasferito. Ovvio che sono passati solo 4 mesi, già vedo un cambio nella mia vita. Mi sento molto meglio, sono più felice, posso girare più in sicurezza. Non ho l'auto ancora, perché l'auto è abbastanza cara, però prima o poi la prenderò. Mi manca la famiglia, mi mancano gli amici, mi manca Treviso. Mi manca girare nei posti, nelle mie città preferite. Cioè vorrei tornare in quei posti che mi piacciono. Vorrei andare a vedere altre parti d'Italia, perché l'Italia è più piccolina, più vicina. È più facile girare per l'Italia rispetto all'Argentina. L'Argentina è 7 volte più grande. Qui ci sono posti fantastici. Diciamo che l'Italia vince per la cultura, per le strutture, per le pitture, per l'architettura e anche per certi posti della natura, ovvio. Qui invece l'Argentina vince per le bellezze naturali. Sono molto più grandi, più estese. Ci sono le cascate di Iguazú, che sono una delle 7 meraviglie del mondo. C'è Ushuaia, c'è Puerto Madryn, c'è un ghiacciaio che si rompe. Ci sono cose bellissime. Mi manca il caffè dell'Italia, che non me ne vogliano male, però la pizza è nata a Napoli, è in Italia. Il resto è tutta interpretazione. E anche qua, perché la pizza argentina è una cosa alta che sembra una focaccia con tanto formaggio. E quindi potrei dire che mi manca anche la pizza, però non tanto, perché si trova anche la pizza fina, bassa, come piace a noi. Però il caffè no, è difficile. Salvo alcuni posti che lo fanno buono, però tante volte è una cosa imbevibile. È lungo, lungo, lungo. Non ti fanno il caffè piccolo, ristretto, da bar. No, non te lo fanno. Però te da buon italiano avrai la moca a casa. Non ce l'ho più. Mi si è rovinata con l'acqua. Avevo la Bialetti. Dovrei riprenderla, però costa come $100 qua. Ci sono tante cose che costano di più perché sono importate, ovviamente. Se poi volete saperne di più sull'Argentina, vi suggerisco comunque di seguire Andy sul suo canale YouTube, che è fra l'altro anche molto seguito, e sul suo profilo Instagram. Poi io lascerò in descrizione qui sotto tutti i suoi contatti. Posso lasciare, vero? Sì, 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 tutto quello che vuoi. Instagram, TikTok, un italiano in Argentina. Un italiano è in Argentina. Sì, perché chiaramente noi abbiamo parlato un po' in generale di tante cose, ma chiaramente non abbiamo parlato di tutto, quindi se, ecco, se c'è qualche dubbio o qualche curiosità o qualcosa di più specifico,
specifico, avete domande che volete chiedere ad Andy, ecco lui, visto che vive là da 7 anni, mi pare, giusto? E quasi 8. Meglio che lui, ecco, potete chiedere direttamente a lui. Poi chiaramente io vi ricordo di iscrivervi al canale per non perdervi tutti i prossimi video che ci saranno con i nostri Italian Globetrotter in giro per il mondo, di mettere un bel like, insomma, se vi è piaciuto questo super video dall'Argentina, e poi insomma se avete commenti o curiosità da chiedermi, chiedetemi pure che io vi risponderò. Bene, noi siamo arrivati alla fine, Andy. Mi ha fatto tanto piacere, insomma, conoscerti e averti ospite qui con me. Bene, grazie. Ringrazio te per l'invito al tuo canale. Abbiamo parlato di un sacco di cose. È stato un piacere. Bene. Insomma, poi spero di risentirti, di magari di riaverti ospite con me in futuro. Sì, sì, sì. Mi è piaciuto questo spazio. Bene, io ti auguro il meglio. Spero di risentirti presto. Ti mando un bel abbraccione dall'Italia. Perfetto. Anche dall'Argentina, da parte mia. Grazie, grazie. A presto, alla prossima. Ciao Riccardo. Ciao. Forza Italia. Ciao Andy. Ciao.